Radio Roma Capitale TV, buongiorno da Piazza Navona. Come vedete piove, oggi giornata di maltempo, tra le altre cose allerta meteo arancione sulla nostra regione, sulla nostra città, e anche a Piazza Navona la situazione non è migliore. Ebbene, siamo in attesa dell'arrivo poi degli operai che dovranno montare le postazioni, perché c'è stato l'accordo ieri, quindi c'è una determina che ha dato il via libera alla installazione delle postazioni qui in Piazza Navona per dare il via alla festa di Piazza Navona per le feste di Natale, quindi anche ovviamente culminerà con l'Epifania, con la Befana di Piazza Navona. Oggi appare con un po' ovviamente di turisti, come vedete alle mie spalle, però ancora abbastanza sgombra la piazza. In questo momento, mentre parliamo, sta piovendo, purtroppo oggi la giornata sarà all'insegna del maltempo, e che dire, è stata sbloccata la situazione, mi hanno confermato delle fonti che la situazione è finalmente andata a buon fine, quindi c'è stato l'accordo sul nuovo piano di sicurezza, che lo ricordiamo è a carico dei commercianti, di chi ha vinto appunto l'assegnazione delle postazioni qui in Piazza Navona. Dovrebbero iniziare nella giornata di oggi, certo il problema è legato al maltempo, si stanno infatti caricando dai magazzini tutto il materiale per montare poi materialmente i banchi qui in Piazza Navona, però al momento è tutto fermo a causa della forte pioggia che sta accadendo, quindi appena il tempo migliorerà, quindi miglioramento meteorologico, tutto è pronto, chissà, forse anche già nel tardo pomeriggio, nella notte di oggi, per montare di fatto le postazioni per poi dare il via libera alla festa. Certo, lo sguardo al cielo è necessario, perché ovviamente in queste condizioni meteo è difficile pensare di poter montare le postazioni, però c'è stato il via libera, quindi Roma avrà la sua festa per quel che riguarda Piazza Navona. È stata sbloccata questa situazione che noi di Radio Roma Capitale stiamo seguendo già da diversi giorni, quindi nel weekend, mi dicono, c'è la speranza di poter montare appunto i banchi e poi di dare anche il via alla festa, ovviamente calcolando il sabato e la domenica anche a livello commerciale ci sarebbe un bel input, quindi una partenza di slancio, calcolando che le bancarelle dovevano essere montate il 2 di dicembre, poi slittato all'8, e oggi siamo a venerdì 15, per cui fatevi un po' i dovuti conti, in grande ritardo. Però la situazione è stata sbloccata e noi continueremo a seguirla. Come vedete alle mie spalle, oggi giornata davvero complessa a livello meteorologico, e questo purtroppo non ha aiutato l'inizio dei lavori, però è tutto pronto e quindi dovremmo vedere già nel weekend Piazza Navona vestita a festa, mi verrebbe da dire. Anche oggi, comunque, con tutto il maltempo, la pioggia, ci sono dei turisti, come vedete alle mie spalle, la piazza non è particolarmente piena al momento, però ovviamente offre sempre uno spettacolo unico al mondo. Tra le altre cose mi spiegavano che i banchi verranno montati, lo ricordiamo, 48 banchi, 28 per il commerciale, 20 invece per l'alimentare, e poi verrà installato appunto anche la giostra, che in realtà sarà nella parte opposta della piazza, proprio qui di fronte a me, e lì servirà un'apparecchiatura apposita per portare appunto i pezzi della giostra ed installarla, quindi anche lì bisognerà aspettare ovviamente l'apertura poi dei varchi per il centro storico. Per il resto andrà montato anche il presepe, per cui insomma c'è grande attesa, ma Piazza Navona a questo punto sembra pronta per decollare, dovrebbe iniziare la festa e sicuramente i romani, ma anche i turisti, possono tirare un sospiro di sollievo. Staremo a vedere. Per il momento, dalla pioggia di Piazza Navona è tutto. Radio Roma Capitale TV, Jacopo Nassi.